Ciao a tutti, oggi vi farò vedere le app che ho nel mio telefono. Comincio già a dirvi che il mio telefono è Huawei P Smart 2020 e appunto non è un Apple, è un'ultima generazione, è del Huawei e non è un Apple, non è un Samsung. Allora, qui comincio ad avere la data con l'ora, la mattina per modificare la schermata, le impostazioni, la Wi-Fi, il Bluetooth, l'audio, la rotazione e Huawei Share per condividere. Poi posizione, schermata, calcolatrice che uso follemente, tantissimo, registra schermo, proiezione wireless per proiettare su un altro dispositivo lo schermo, dati mobili per quando non sono collegata a internet, la torcia, cattura schermo, scansione, X Recorder che è quello per registrare, e poi ho la barra della luminosità. Poi ho l'app qui, l'app con cui sto registrando, l'orologio e l'orologio. Due orologi, sì, perché ho collegato i due orologi. Poi qui ho l'ora con il meteo, l'app di Google Go. Poi nella prima cartella fotocamera ho la fotocamera, un'altra fotocamera, Animoji, ragazzi, è la vita, ve la consiglio tantissimo. Tu fai una faccia e te la fa con un altro modo. Qui ci andiamo. E è bellissimo, vedete la zebra, io mi muovo, è la vita. Poi nella cartella tastiere c'è la tastiera i keyboard, go keyboard, fonts, caratteri per Huawei, gboard, rainbow key e fancy key. Io non so perché, ma io sono follemente pazza per le tastiere, per le app per editare le foto, non so perché. Poi nell'altra cartella, dove è stickers, emoji, personalizzazione, foto, ho la cartella dei GIF, che è una cartella dei GIF per quando li metto su Facebook, Coloro, che è un'app bellissima per editare le foto, PixArt è la mia vita, io la uso tantissimo per editare le foto, Photo Editor di PixArt e di Instagram è bellissimo perché comunque con Instagram edito le foto, Dollify è per creare il tuo avatar, Sticker Maker è per creare adesivi, emoji così, FaceUp è un'altra foto per mettere, tipo se sei una donna ti puoi mettere con una celebrità, Mojo è un'altra app per creare, per editare foto, Emoji Editor, un'altra app per fare gli stickers, Like Motion è un'app che uso tantissimo per quando faccio i video, per metterli magari più rallentati, oppure per fare le transition e così via, oppure anche per fare i mix di canzoni. Avatan è ancora per editare foto, perché ho tantissime app, le più tante sono per editare foto, Facetune 2 è bellissima per editare le foto, ve la faccio vedere, provate con una foto, per esempio adesso ho scelto questa e vi fa illuminare la foto dove volete, dove non volete, ed è bellissima anche questa. Poi ho Prequel, che è un'altra app per editare le foto, PixArt Color, che è quella per disegnare su una foto, VSCO, che è un'altra app per editare foto, VHM Name Art, l'ho scoperta su TikTok e la uso tanto per fare il mio nome su un quadrato, fai il tuo nome e poi lo decori, You Can Perfect è per decorare, sempre editare foto, Emojiwa per aggiungere sticker a WhatsApp, Memoji Stickers sempre per aggiungere emoji a WhatsApp, emoji stickers ancora per aggiungere sticker, sticker network, emoji stickers sono per aggiungere sticker a WhatsApp, Avatar, crea il tuo avatar e poi lo puoi aggiungere a WhatsApp in varie pose, sticker store lo puoi aggiungere da WhatsApp, sempre gli emoji, Bitmoji lo puoi aggiungere sempre ad WhatsApp, Cunicam è sempre per editare foto, però non è validissima. Snapseed è per inquadri un qualcosa e puoi decidere come farlo illuminare. You Can Fun è per mettere un effetto, per esempio, perché non li uso tanto, cioè li uso le più tante volte quando devo postare foto. Cioè, scegliete voi gli stickers animati.
Vedete? Capito? Così. Poi qui ancora c'è You Can Make Up, che è per mettere il rossetto così. You Can Nails, per colorarti le unghie. Retrocam è sempre una foto e un'app per editare foto. InShot, editare foto. Remove Wanted è per quando fai una foto, c'è qualcosa che non ti piace, te la cancella. Pix è sempre per editare foto. Tezza per editare foto. VHS Cam, sempre per editare foto, ma non è tanto valida. Pinterest, io la uso tantissimo per prendere gli sfondi e poi mettermeli come sfondo, oppure blocco WhatsApp, oppure prendo tante idee per farmi le unghie, così via. Ci sono tante foto belle, oppure tante foto del Natale, cioè così, io lo amo, Pinterest. Reface, sempre per editare foto. Moment Cam, crea il tuo avatar. 1998 Cam, è sempre per editare foto, ma non è validissima. Pixaloop, ne ho presa anche quella da TikTok, è bellissima per editare foto. Animated Stickers, Sticker Make, Emoji Stickers, Text Sticker, New Sticker, Sticker Maker, sono tutti emoji che aggiunge WhatsApp. Filter for Snapchat, sono i filtri da aggiungere a Snapchat, perché ho anche Snapchat, se volete andare a seguirmi. Mi chiamo Andrea Biondelli. Filter for Snapchat è ancora per i filtri. Animator è per far diventare una foto animata, farla muovere. X Icon Changer è per cambiare icona all'app, ma io non la uso quasi mai perché secondo me non è validissima. Patternator è per creare sfondi. CapCut è per tagliare un'immagine. Sticker Studio è per aggiungere stickers. Story Light e I Like Cover sono anche lì per creare degli sfondi, e con queste due app ho creato quello che ho nel profilo di Instagram. Se mi ricordo, non mi ricordo bene se ce l'ho ancora adesso, se l'ho cambiato. Viva Video è per editare i video. Tempo è per editare i video. Vincol è per editare le foto. Memoji Stickers è per gli stickers, ormai avete capito che li adoro. Memoji Stickers, Bemoji, Mirror, Love Stickers, New Stickers sono per editare i video e anche per gli emoji. E Mirror è quello, oltre ad avere gli emoji, anche per editare. Pixit è quello come PixArt. Pic Plus è come PixArt. Lumi è come PixArt. Waloop ha degli sfondi animati, che me l'ha consigliato mio compagno. FX Master è per quando c'è un video in movimento, lo puoi editare e fare anche tu uguale. Logo Maker per creare i loghi. Export Logo è per creare i loghi. Wonder Video, Effetto Glitch, Madlib sono per editare video. Ligtrum per editare video. Photolab, crei una foto. Insta Story Art per creare una foto. Unfolube Fonto per editare foto. Poi ho la cartella delle notizie, dove ho News, TGcom24 e Brescia Today. Poi ho l'app di Amazon Alexa, perché è collegata Alexa. Poi ho la fascia di Google. Poi ho Optimizer. Nella cartella temi ho quella temi, Huawei Teams, Wally, HD Wallpaper, Tempo Huawei, iOS Launcher, Tempo Meteorologico, Alive, 4K Wallpapers e Tocco Assistito. Poi ho l'app della musica, Video, Health, la cartella Google, dove ho Google, Gmail, Maps, YouTube Drive, YouTube Music, Duo, foto, documenti, fogli, presentazioni, Amazon Music, Apple Music, Spotify, Play Film, Sport, dizionario, meteo, Sky Sport, traffico, condividi posizione in auto. Poi ho Play Store, email, impostazioni, galleria. Nella fascia fissa ho telefono, rubrica, messaggi, WhatsApp e Chrome. Supporto, ho orologio, calendario, gestione file, blocco note, app gallery, suggerimenti,
Nella cartella strumenti ho il meteo, la calcolatrice che uso follemente, il registratore che anche quello è bello da usare, radio FM, bussola, phone clone, download che anche quello lo uso tantissimo per scaricare le foto da internet e caricarle, sim iTeam, strumenti sim e modalità party che non so cos'è modalità party, però vabbè. Poi ho nella cartella matematica ho calcolatrice tutto in uno, calcolatrice multipla e photomat. Io le uso tantissimo, sia le calcolatrici che photomat, perché comunque per la scuola. E poi ho anche questa qua di Microsoft Math, che anche quella la uso follemente. Poi nella cartella TV ho screen mirroring e screen share per collegare il mio telefono alla TV. Poi ho Shazam. Nella cartella TikTok ho Funimate, Time Spirit per fare le cose più veloci, Zoomerang per fare tipo dei tutorial, TikTok Photo Live per prendere un video da TikTok e metterlo come sfondo però senza suono, Likee ha tanti effetti bellissimi, e poi TikTok. Nella cartella shopping ho Shein, AliExpress, McDonald's, Bershka, IKEA, Kiko Milano, Zara, H&M, Decathlon, Coach per correre, Sephora, Amazon Shopping, che da Amazon io ordino tantissimo con mia mamma. E in pratica nel carrello adesso mi devo ancora ordinare questi rotoli per fare le cose di scuola, i brush pen e diamond painting, le cose del diamond painting. Poi ho Douglas, dove c'è mio zio da Douglas, ha ordinato la palette di Chiara Ferragni per mia zia e gliel'ha regalata per Natale, Esploramondo che è l'app del mio Esploramondo e Wish, complemento per collegare il mio telefono al computer, X-Record che è l'app con cui adesso sto registrando, ho nella cartella radio RTL, radio 105R101, la cartella stampante ho HP Smart e plugin di HP Print per la mia stampante. Poi ho nella cartella dizionario ho Wikipedia che uso tantissimo, Wordfeuille, traduttore, translate che uso perché essendo che faccio francese e inglese e lo uso tanto. E poi qui non ce l'ho ancora però dopo la devo scaricare, uso anche Duolingo per imparare perché voglio imparare lo spagnolo e quindi servirà tantissimo. Anche per chi magari di voi vuole imparare un'altra lingua, la può usare. Poi ho Tu al meglio, che è un'app dell'acqua. My Team, è per la mia ricarica, quando devo sapere quando fare la ricarica, quante cose ho. Google Go, che è l'app di questo qui. Questo qua. Ci puoi cambiare gli sfondi. Scopri più, è del mio libro di scuola. Nei social ho Instagram, Messenger, Facebook, Snapchat, Borsa dei social, che questa qua, ragazzi, è una cosa bellissima perché ha dentro tutte le app senza che le scarichi. Poi ho OMG che sono i giochi di Facebook. Poi ho l'app dai verbi per ripassare, il coniugatore dei verbi. Nel cartello orologi ho l'app My Fit e Very Fit Pro per i due orologi. Lettore QR code. Duolingo, appunto, vedete che ce l'ho scaricato, infatti lo vado a mettere nella cartella del dizionario. Dopo nella cartella suonerie ho l'app suonerie canzoni gratis, download music e taglio suonerie, che anche queste la uso tantissimo per scaricare suonerie e metterle. Nella cartella meteo ho il meteo e Trebbi Meteo. Poi ho Argo Famiglia che è per la mia scuola, l'app Teams che è sempre per la scuola. Poi ho l'app giochi, nella cartella giochi ne ho proprio due, Kingdoms e unghie, proprio due. Nella cartella disegnare ho Ibis Paint X, Paper Draw, Taccuino e Autodesk Sketchbook, che però ne ho più tante sul mio iPad, che è qua, che vi farò anche lì un piccolo tour. Poi ho l'app Super Guida TV, per vedere i programmi di sera, Piccoli Aiutanti che è un altro gioco che non uso tantissimo, ho l'app degli astri, YouTube Studio per editare i video e due cose di Google Chrome, Smemo App e Usa Messaggi per vedere quando qualcuno mi manda un messaggio e poi lo elimina per vedere cosa c'è scritto. Qui vi saluto e adesso vi faccio il tour delle app che ho sull'iPad. Ciao!